Oggi vorrei arrivare a Playa Blanca, sono circa 60 km, ma prima devo fare una cosa che vedrete tra un po'. Una terra completamente nera. Via ciclista de Lanzarote. Comunque la novità di oggi è prendere questa strada e andare a visitare il cratere di quel vulcano. Metterò la bicicletta da qualche parte, il più nascosta possibile, e questo giro si trasformerà in un trekking. Caldara Branca. Andata e ritorno saranno circa 10 km. Non posso venire a Lanzarote e non vedere il cratere di un vulcano. Pazzesco. Ci sono altri escursionisti. Si comincia a salire. Immaginate quanto questo vulcano ha eruttato, che cataclisma! Guardate! Devo salire lì, tramite questo sentiero. Penso. Il sentiero che stavo facendo non mi stava portando in altezza, adesso ho deciso di tagliare così. Sono quasi su. Ragazzi, eccolo qui, eccolo. Questo punto si arrivò lì, è il punto più alto. Lì al punto più alto, però ho deciso di scendere perché tira un po' troppo vento, vorrei far volare il drone. We'll be right back.
quella è tutta la strada che devo rifare. Alla fine è stata fatta anche questa. Una cosa è immaginarla e una cosa portarla al termine. Alla fine ho impiegato oltre 2 ore per fare questo giro, ma ne è valsa sicuramente la pena. L'unica cosa che mi preoccupa è se ritrovo la bici. L'ho lasciata qui oltre 2 ore. Guardate. Io mi fido del buon senso delle persone. Sto entrando nel Parco Nazionale di Timanfaya. Praticamente per visitare una zona del parco di Timanfaya si può andare soltanto con l'autobus, da quello che ho capito, penso di saltarlo. Questo è quel punto famoso dove si cucina il pollo sulla bocca del vulcano. Mi si è fatto anche un po' tardi, dopo che comunque ho fatto l'escursione. Qualcosa bisogna anche saltare, tanto è un posto molto turistico. Oggi mi si è fatto tardi e a questo punto faccio ancora più tardi. Mi sono fermato in un ristorante, sto approfittando per caricare il telefono e il power bank. Altra passeggiatina. Guardate che spettacolo. Il Lago Verde. Komoot è un disastro, lo odio. Mi ha fatto fare una salita di 4-5 km. Zona militare, chiuso, campo di tiro. Non ci credo. 5 km di salita mi ha fatto fare Komoot. Qui devo girare.
sbarrata anche questa strada, ma io passo, se no devo allungare di chilometri e chilometri. Ma c'è uno spazio, io ci provo. A posto, di sicuro non è quella zona militare, poligono di tiro. Sera proviamo queste polpette al pomodoro, è un esperimento. Ecco qui, 2-3 minuti, l'aspetto non è male, le polpette mangiabili, dai, con quel caldera bianca, impressionante, tanta roba. La giornata è finita anche oggi nel migliore dei modi, sono arrivato più o meno al punto dove volevo essere questa sera, e noi ci vediamo domani con una sorpresa. Ciao!